Lo scorso 20 agosto, attraverso i nostri microfoni, Antonella Buono del Movimento Il Sole d'Italia aveva comunicato buone notizie in merito al pagamento degli stipendi delle operatrici delle cooperative di servizio per l'assistenza domiciliare, erogato dal piano di zona ambito S10. Una notizia che era giunta direttamente dal secondo tavolo di concertazione svoltosi in prefettura a Salerno. Ma oggi l'entusiasmo dello scorso mese è svanito. Antonella Buono, che da tempo segue le lavoratrici, ci spiega il perché. Purtroppo nell'ultima intervista che ho fatto con voi, nell'ultimo incontro che si è fatto in prefettura, la regione ha detto molto preciso che ha erogato 3 decreti da pagare la loro quota compartecipata alle cooperative di assistenza domiciliare. Quelli 3 decreti che abbiamo già detto il 19 agosto, oggi sono stati pagati 2 decreti, vuol dire che buono, il terzo decreto sta per essere pagato. Il problema è un altro, che i 2 pagamenti già avvenuti, sia del primo decreto che del secondo, uno il 20 agosto e il secondo decreto il 7 settembre, sono arrivati questi soldi al piano di zona S10 in mano di dottor Antonio Florio, e in questo momento il dottor Florio è un mese che non vuole pagare alle cooperative. Si rifiuta completamente a pagare le cooperative i soldi che le ha erogato la regione. Noi vogliamo che quello che abbiamo vinto, la causa delle cooperative, i soldi che ha erogato la regione, devono essere in mano alle cooperative per pagare a queste operatrici sociosanitarie che sono massacrati da 2 anni per via di che non erano pagati dall'istituzione. Quanti sono gli stipendi che spettano alle lavoratrici che ancora non sono stati pagati, più o meno approssimativamente? 2013-2014 e metà del 2015. Sono stati già erogati 2013-2014. Nell'ultimo decreto, negli ultimi 3 decreti che abbiamo detto, sono stati già erogati i soldi. Manca solo l'ultimo decreto che sarà erogato fra qualche giorno. Il problema è che il pago arriva al piano di zona e il piano di zona non paga le operatrici. E cosa farete ora, dottoressa? Adesso sicuramente si annunceranno delle azioni forti, perché non possiamo permettere che quei soldi, appena arrivano al piano di zona, il piano di zona non esiste, non paga. Noi non possiamo ammettere una cosa tale. È una cosa fuori della legge, è una cosa fuori di ogni norma legale.